Dopo la grande vittoria tedesca di Tannenberg, che ha distrutto due armate russe, agli inizi del 1915 il fronte orientale è l'unico ancora in movimento. In tutti gli altri settori interi eserciti sono praticamente immobili, interrati in chilometri e chilometri di trincee protette da fitti grovigli di filo spinato. La posizione dell'esercito austro-ungarico appare alquanto rischiosa. Le armate russe sono infatti concentrate sui Monti Carpazi, pronte a lanciarsi verso la pianura ungherese e a assestare un tale colpo di maglio da costringere l'impero asburgico al tracollo, oppure a chiedere una pace immediata. Tuttavia anche i russi hanno i loro problemi. L'esercito infatti sconta la cronica carenza di armi e munizioni. Avrebbe avuto bisogno di 250 milioni di pallottole al mese, mentre le fabbriche ne producono soltanto 550 milioni all'anno. Anche i fucili sono insufficienti, soprattutto per le gravi perdite subite, tanto che un terzo delle divisioni di fanteria non dispone di quest'arma fondamentale. Nonostante questa situazione disastrosa, una vittoria sull'Austria-Ungheria rimane una possibilità reale, in particolare nella prospettiva di un intervento a breve dell'Italia nel conflitto, eventualità che avrebbe consentito di aprire un nuovo fronte. Persa la speranza di piegare rapidamente la Francia, i tedeschi guardano ora a Oriente, dove ritengono possibile una grande offensiva che avrebbe provocato la dissoluzione dell'esercito zarista. Una vittoria che avrebbe messo definitivamente in ginocchio la Russia, consentendo alla Germania di rovesciare tutto il suo potenziale bellico contro gli alleati sul fronte francese. Gli austro-tedeschi studiano quindi due piani diversi. Da una parte Hindenburg propone un'offensiva verso sud-est dalla Prussia contro la Polonia. Konrad sostiene invece la tesi che sia indispensabile un attacco improvviso contro la Galizia. Il Kaiser sceglie personalmente la strategia proposta da Konrad. Lunghe e lentissime tradotte si mettono dunque in movimento in grande segretezza verso est. Il piano di Konrad prevede un attacco combinato in cui tedeschi e austriaci avrebbero impiegato tutte le energie disponibili. Inoltre l'azione doveva essere sferrata alla fine dell'inverno per poter cogliere i russi di sorpresa prima che i rifornimenti allestiti, armi, munizioni e viveri, giungessero in Polonia dal porto di Vladivostok. Hindenburg preme perché le operazioni congiunte sul fronte orientale siano riunite sotto un unico comando, il suo, ma gli austriaci rifiutano. Dunque Hindenburg pone il suo quartier generale in Slesia, gli austriaci in Galizia, in due località distanti tra loro una trentina di chilometri. Le divisioni tedesche, sottratte dal fronte occidentale a causa dell'immobilismo dello stesso, rafforzate da alcune divisioni austriache, vanno a costituire la prima armata, il cui comando viene affidato al generale August von Mackensen, veterano della guerra franco-prussiana del 1870. In quel settore del fronte i russi hanno una grande superiorità numerica, ma una debole artiglieria che infatti verrà ben presto messa a tacere. L'attacco prende il via nel settore nord, nella zona dei laghi Masuri, il 4 febbraio 1915, preceduto come al solito da un micidiale cannoneggiamento. Poi le truppe tedesche escono dalle trincee e si lanciano contro il nemico. La sorpresa ha successo, tanto che i tedeschi riescono con facilità a penetrare in tutta la prima linea nemica, facendo un gran numero di prigionieri. Le armate del Granduca Nicola, per sfuggire all'accerchiamento, si ritirano in grande disordine, coinvolgendo nella fuga anche i reparti che erano stati inviati per contenere l'avanzata tedesca. Ma i russi, dopo essere indietreggiati di qualche decina di chilometri, riorganizzate le proprie linee grazie all'afflusso di rinforzi, sferrano sotto il comando del generale Brusilov una controoffensiva che sorprende i tedeschi nella zona di Augustov e consente loro di riconquistare quasi tutto il terreno perduto, seppure a prezzo di gravi perdite, circa 100.000 uomini.
Hindenburg, constatato l'alto costo in vite umane e materiali necessario per conquistare pochi chilometri di terreno subito ripersi, incomincia a riflettere sull'eventualità di una guerra di posizione anche sul fronte orientale. Ciò equivaleva a dire che i tedeschi non erano in grado di eliminare la Russia, come era invece ritenuto indispensabile per vincere la guerra. Inoltre, anche dal settore meridionale, parte integrante del piano, le notizie che arrivano sono tutt'altro che buone. Gli austriaci non sono stati in grado di attaccare contemporaneamente ai tedeschi e così i russi hanno potuto affrontare con calma sia il primo che il secondo attacco. Lo scopo principale dell'azione del generale Konrad è la liberazione della fortezza di Premysl, in Galizia, in cui languono circa 120.000 soldati austriaci. Ma la lentezza dell'attacco, unitamente alle avverse condizioni climatiche, permette ai russi di ricevere ingenti rinforzi e il loro successivo contrattacco respinge gli austriaci fino alle pendici dei Monti Carpazi. La fortezza, senza aiuti né viveri, alla fine viene costretta alla resa dai russi il 22 marzo 1915. Con la sua conquista catturano anche 117.000 uomini e 2.600 ufficiali, tra cui 9 generali e 700 cannoni. A Charleville, al quartier generale tedesco, la caduta di Premysl è vissuta come un colpo durissimo, attenuato solo parzialmente dal rovescio navale anglo-francese nei Dardanelli. La necessità di consolidare le nuove posizioni non lascia il tempo di dare una sepoltura immediata ai caduti. Sul fronte orientale, come su quello occidentale, il numero dei morti è così alto che sempre più spesso si è costretti a ricorrere alle fosse comuni. Più fortunate, anche se soltanto in apparenza, sono le migliaia di prigionieri russi, per i quali si aprono le porte dei campi di prigionia di Gardelegen o di Wittenberg, dove in estate una violenta epidemia di tifo provocherà centinaia di morti. Proseguendo nella loro avanzata, le armate del generale Brusilov ora minacciano direttamente Budapest, che sarebbe stata probabilmente conquistata insieme a tutta l'Ungheria nella stessa primavera se i russi avessero avuto a disposizione i mezzi di trasporto, le munizioni e i viveri necessari per sostenere l'offensiva. Hindenburg studia allora un nuovo piano che prevede un attacco massiccio e combinato, condotto simultaneamente contro tutti i settori del fronte orientale. L'obiettivo che maggiormente preoccupa gli austriaci è il settore di Gorlice e di Tarnov, dal quale le armate russe possono far affluire rinforzi alle truppe del generale Kornilov, ostinatamente impegnate nel tentativo di sfondare le linee austriache nei Carpazi. Benché infatti Kornilov si stia dissanguando in questo sforzo, aveva già perso quasi mezzo milione di uomini, gli austriaci non si sentono affatto tranquilli. I loro soldati si reggono in piedi a malapena e sarebbe stato sufficiente che i russi avessero avuto a disposizione un po' più di materiale perché la loro situazione si facesse davvero alquanto pericolosa. Inoltre, da un momento all'altro, l'Italia avrebbe potuto dichiarare guerra all'Austria, il che avrebbe costretto Konrad a dirottare truppe dai Carpazi verso il Veneto e il Trentino, indebolendo ancor di più il suo schieramento. D'altra parte, se gli attacchi tedeschi fossero riusciti a sfondare a Gorlice, anche l'offensiva russa sui Carpazi si sarebbe perlomeno attenuata. Gli austro-tedeschi mettono a punto allora due piani differenti. Hindenburg propone un'offensiva verso sud-est dalla Prussia contro la Polonia.
Conrad invece sostiene la tesi di un attacco improvviso sferrato in Galizia contro la terza armata russa, attuato su un fronte di 50 chilometri proprio tra Gorlice e Tarnov, per eliminare quel pericoloso saliente con l'aiuto dei tedeschi. Il Kaiser sceglie il piano di Conrad e la grande offensiva viene programmata per il mese di maggio. Hindenburg affida il comando delle operazioni al generale August von Mackensen, che può contare sulla appena costituita undicesima armata, rinforzata da alcune divisioni provenienti dal fronte occidentale, e sulla terza e quarta armata austro-ungariche, comandate rispettivamente dall'arciduca Giuseppe Ferdinando e dal generale Borowicz. Von Mackensen, il cui miglior ufficiale è Hans von Seeckt, che sarà l'artefice del riarmo dell'esercito tedesco del dopoguerra, dispone in tutto di 22 divisioni e 700 cannoni di vario calibro, mentre dall'altra parte i russi schierano in linea solo 14 divisioni, senza linee trincerate nelle retrovie. L'undicesima armata sarebbe avanzata insieme all'ala destra della quarta armata austro-ungarica, mentre il resto delle truppe e la terza armata austriaca avrebbero coperto i rispettivi fianchi dello schieramento. Parte del piano è anche un attacco diversivo, organizzato per confondere i generali nemici e che sarebbe stato sferrato molto più a nord, verso la Lituania. Lungo tutto il fronte orientale i russi dispongono di un grande vantaggio numerico, 3-1, ma nel settore prescelto dai tedeschi per l'attacco l'inferiorità dell'esercito zarista è evidente, soprattutto per quanto riguarda l'artiglieria. Inoltre, le truppe di riserva dello zar sono piazzate in una posizione molto arretrata e pertanto difficilmente utilizzabili in tempi brevi qualora se ne fosse presentata una necessità immediata. Alle 9 del mattino del 1 maggio 1915, 700 pezzi d'artiglieria scatenano sulle posizioni russe un terrificante bombardamento che continua per ore e ore. Il giorno seguente entrano in azione le bombarde, in grado di scagliare a breve distanza grosse cariche di esplosivo che sconvolgono le prime linee nemiche, aprono varchi nei reticolati e distruggono le linee di comunicazione. Alle bombarde segue un lancio di gas tossici, poi alle 10 l'attacco delle truppe austro-tedesche, condotto su un fronte ristretto a 45 chilometri. La debole artiglieria russa viene ben presto messa a tacere e i difensori, nonostante il grande coraggio con cui si battono, sono costretti a cedere l'intera prima linea. Poi la battaglia prosegue con grande accanimento per altri due giorni. Il 3 maggio anche la seconda linea difensiva viene travolta e i tedeschi dilagano nelle retrovie. La terza armata si ritira verso la fortezza di Premysl, subito seguita anche dall'ottava di Brusilov. L'arrivo di nuovi rinforzi richiesti con urgenza all'alto comando dal Granduca Nicola non modificano sostanzialmente la situazione, poiché la falla si apre sempre di più e i russi nei mesi precedenti non hanno organizzato una valida linea difensiva alle loro spalle.
La mattina del 6 maggio i russi sono costretti a ordinare la ritirata generale, anche perché nel frattempo le truppe del generale Kornilov, accerchiate, si sono arrese. La battaglia di Gorlice si conclude con una grande vittoria austro-tedesca, la cui pressione andò gradualmente aumentando, nonostante i russi continuassero a resistere con grande accanimento. Nonostante gli sforzi delle truppe dello zar e del granduca Nicola, i tedeschi riconquistano ad uno tutti i passi nei Carpazi, catturando in una sola settimana oltre 30.000 prigionieri. A Vienna, il ministro degli esteri, conte Czernin, ritiene che sia giunta l'ora di intavolare trattative di pace con lo zar, dato che il suo esercito è in rotta e le fortezze cadono una dietro l'altra. Ma a Berlino, la vittoria di Gorlice è vissuta come preludio alla distruzione totale delle armate russe, così che la pace in un simile momento appare a tutti alquanto prematura. L'esito favorevole ed imprevisto dell'offensiva, costata all'esercito russo la perdita di oltre 400.000 uomini, tra morti, feriti e prigionieri, provoca l'ennesima disputa tra von Falkenhayn, Konrad e il duo Hindenburg-Ludendorff. Infatti il primo suggerisce di arrestare l'avanzata a est di Leopoli. Konrad propone invece di continuarla verso la Lituania. Hindenburg di avanzare verso nord, all'interno del territorio russo, per accerchiare gli avversari in ritirata. Alla fine il comando supremo sceglie una versione leggermente modificata del piano Konrad, cioè una grande avanzata lungo l'intera larghezza del fronte. Hindenburg continua tuttavia a pensare di poter imbottigliare le armate russe in Polonia e affida al principe Leopoldo di Baviera il compito di studiare un piano. Costui ritiene di avere davanti a sé forze nemiche almeno doppie delle sue, ma è sicuro di poter compensare questo svantaggio con l'artiglieria, superiore a quella russa sia per calibro che per munizioni. Il 6 giugno viene lanciato un nuovo attacco, preceduto dal consueto fuoco preparatorio, condotto anche con bombe al gas asfissiante. Per i tedeschi è assai facile conquistare la prima linea nemica, ma i russi attuano la tattica della terra bruciata, incendiando i villaggi ed evacuando le popolazioni, affinché il nemico, avanzando, non trovi nulla. Nel frattempo, grazie all'arrivo di nuovi rinforzi, von Mackensen può attaccare nuovamente e riconquistare il 2 giugno la fortezza di Przemysl, spezzando il fronte russo in due tronconi e catturando migliaia di prigionieri. Come sempre le perdite sono enormi, ma pochi giorni dopo, il 22 giugno, gli austriaci lanciano una nuova potente offensiva che consente la riconquista di Leopoli. La caduta della città suscita un'enorme emozione in tutta la Russia, ma le autorità riescono a sminuire la portata dell'avvenimento, sottolineando l'importanza di un fatto nuovo di quei giorni, l'entrata in guerra dell'Italia, che avrebbe costretto l'Austria a battersi su due fronti. Falkenhayn convince Konrad a non distogliere truppe dal fronte orientale, suggerendo per il momento di mantenersi sulla difensiva sulla frontiera italiana, che tra l'altro è abbastanza sicura per la presenza dell'ostacolo naturale costituito dalle montagne e delle fortificazioni erette prima dello scoppio della guerra. Dopo una sosta nel corso della quale i russi non riescono a riorganizzare le proprie file, ai primi di luglio i tedeschi, ricevuti ingenti rinforzi, riprendono l'offensiva e le armate dello zar, rimaste senza rifornimenti, si trovano subito in grande difficoltà.
Il 25 luglio, al termine di una serie di bombardamenti aerei su Varsavia, i primi compiuti su una grande città, le truppe tedesche vengono lanciate all'assalto della capitale polacca, ma scoprono che i cannoni non avevano provocato grandi danni ai reticolati, così che il principe Leopoldo è costretto a rinunciare all'azione. I russi non sono poi così disposti ad abbandonare le proprie posizioni senza combattere. Saranno però costretti ad evacuare Varsavia nella notte del 3 agosto. La mattina del 5, le truppe tedesche della Nona Armata entrano così in una città ormai deserta. A metà agosto, dunque, i tedeschi occupano l'intera Polonia, ma non sono in grado, nonostante gli sforzi, di ottenere il successo definitivo. I russi riescono infatti a salvarsi con un rapido arretramento delle proprie linee, valutato in circa 400 chilometri, uno spazio enorme, impensabile sul fronte occidentale. Un gruppo di soldati russi si concede una breve pausa nei combattimenti andando a pesca. La serenità è solo apparente, in quanto i tedeschi ottengono in quei giorni una nuova vittoria. Per la prima volta dal 1815 la capitale polacca è stata sottratta al controllo russo e questo per gli imperi centrali è sicuramente un grande trionfo. Proseguendo nell'azione, i tedeschi rivolgono allora l'attenzione alla Finlandia, provincia russa fin dal 1908. L'8 agosto il Kaiser autorizza la formazione in gran segreto di un battaglione di soldati finnici da inviare sul fronte orientale. A protezione della ritirata, i russi hanno nel frattempo lasciato il solo forte di Novogeorgievsk con i suoi 90.000 difensori, le cui mura sono state potentemente rinforzate già dal lontano 1891. Per distruggerle, gli austro-tedeschi impiegano nuovamente i micidiali obici da 16 pollici, già artefici della capitolazione di Liegi e Anversa l'anno precedente. L'assedio inizia il 10 agosto, il bombardamento qualche giorno dopo. La fortezza si arrende il 20 con tutti i suoi 90.000 uomini, tra i quali ben 30 generali. In un simile frangente, la danza di questi soldati russi è quantomeno ingiustificata. Il 17 agosto, dopo un bombardamento compiuto da 1.360 cannoni, durante il quale vengono sparate ben 853.000 granate, cade in mano dei tedeschi anche la fortezza di Kovno, da dove nel 1812 Napoleone aveva osservato le sue truppe attraversare il fiume Niemen ed avanzare verso Mosca. Nei depositi del forte i tedeschi trovano diversi milioni di scatolette di carne, una vera manna per le proprie truppe. Alla data del 20 agosto i prigionieri russi nei campi di prigionia tedeschi sono 730.000, gli altri 700.000 sono nelle mani degli austriaci. Pochi giorni dopo, il 25, cade in mano tedesca anche l'importantissimo nodo ferroviario di Brest-Litovsk, provocando in tal modo l'interruzione delle comunicazioni tra la Russia e le sue truppe schierate a nord. Soddisfatto dall'andamento delle cose, von Falkenhayn decide di sospendere ogni operazione su vasta scala sul fronte orientale. Tuttavia, le armate dello zar, ormai sul punto di essere annientate, sono riuscite tutto sommato a limitare i danni. Gravi perdite subite alimentano però nei soldati al fronte l'opposizione allo zar e alla guerra che provoca tanti lutti. Cinquecento soldati feriti e convalescenti in un ospedale dietro le prime linee manifestano contro la guerra, alla quale, una volta guariti, sarebbero stati rispediti.
Altre sommosse avvengono in luoghi molto distanti dal fronte, a Rostov sul Don e ad Astrakhan. Gravi incidenti anche nel cuore della Russia, a Pietrogrado, dove 500 riservisti attaccano la stazione ferroviaria per protestare contro la sospensione dell'attività della Duma. In settembre lo zar decide di destituire il Granduca Nicola e di assumere personalmente il comando supremo dell'esercito, anche se di fatto tutte le operazioni vengono dirette dal generale Alexeyev, appena nominato capo di stato maggiore della Stavka. Con il passare del tempo i russi riescono comunque a superare la cronica carenza di armi e munizioni e le nuove leve vanno progressivamente a colmare gli spaventosi vuoti subiti. L'esercito russo di lì a poco tempo avrebbe dimostrato che le valutazioni di von Falkenhayn, secondo il quale la Russia era incapace di lanciare una grande offensiva, erano soltanto una pia illusione. Grazie infatti agli ingenti prestiti ottenuti dagli alleati e dagli Stati Uniti, la Russia incrementa le importazioni di materie prime, acquistandole perfino dal Giappone, e le fabbriche riprendono a lavorare a pieno ritmo. Il debito con la Gran Bretagna raggiunge i 750 milioni di sterline, quello con gli Stati Uniti i 37. La decisione di von Falkenhayn di arrestare l'offensiva è stata molto criticata dagli storici, ma sembra essere stata anche la più conveniente. Infatti, anche se l'attacco di Hindenburg a nord e quello di Konrad a sud non avevano prodotto l'auspicata vittoria decisiva, le conquiste delle potenze centrali risultavano tutt'altro che insignificanti. Oltre alle gravissime perdite inflitte all'esercito zarista, l'Ungheria era stata salvata dalla minaccia di un'invasione e le truppe tedesche erano penetrate in territorio russo. Va detto, d'altro canto, che l'Austria aveva subito a sua volta pesanti perdite, già 250.000 uomini erano in mano ai russi e la mancata sconfitta della Russia zarista avrebbe richiesto una nuova campagna l'anno seguente, mentre gli alleati erano sempre più forti grazie anche all'apertura di un nuovo fronte, quello italiano. Tuttavia il 1915 si chiude positivamente per le potenze centrali. A est la linea del fronte si sta lentamente stabilizzando. Dal 6 al 19 settembre i russi riescono a contenere l'avanzata austro-tedesca a Tarnopol. Poi però i tedeschi occupano il 18 Vilnius, capitale della Lituania, e gli austriaci conquistano Czernowitz. Tutta la Polonia russa è così sotto il controllo militare delle potenze centrali. Al contrario, le potenze dell'intesa sono state costrette ad ammettere il fallimento dell'operazione dei Dardanelli, mentre i turchi sono padroni in Mesopotamia. Il 27 novembre centinaia di pacifisti invadono Londra per protestare contro il proseguimento della guerra e fondare un'associazione contro la leva obbligatoria. In questa situazione, la tregua di Natale, sorta spontaneamente sul fronte occidentale nel 1914, non avrà alcuna replica nel 1915. Infine, una delle nazioni dell'intesa, la Serbia, è stata eliminata. La sua importanza strategica era assai aumentata con l'entrata in guerra dell'impero ottomano, in quanto la Serbia stessa bloccava le linee di rifornimento tra la Germania e la Turchia. Nel mese di dicembre 1914, la capitale serba Belgrado era stata conquistata dagli austriaci il 3 e ripresa dai serbi il 15, nel corso di una grande offensiva che aveva portato alla cacciata dell'esercito imperiale da tutta la Serbia. Gli austriaci, che avevano schierato sul fronte serbo non meno di 460.000 soldati, avevano registrato 28.000 morti, 22.000 erano stati feriti, 45.000 si erano ammalati e altri 100.000 erano dispersi o prigionieri. Una sconfitta senza attenuanti. Thank you.
Dopo essere rimasti indisturbati per quasi tutto il 1915, dal 6 ottobre i serbi vengono costretti a fronteggiare una nuova invasione congiunta di truppe austriache, tedesche e bulgare, dopo che re Ferdinando di Bulgaria si è alleato con le potenze centrali il 6 settembre, nella convinzione che le offerte di parte del territorio serbo, garantite dalla Germania, fossero alquanto più allettanti degli inviti franco-inglesi a rimanere neutrale. Le truppe serbe del generale Putnik si battono in modo valoroso, ma di fronte hanno uno dei migliori eserciti del mondo e uno dei migliori comandanti che le potenze centrali potessero schierare, il generale August von Mackensen, che alla fine entra a Belgrado il 9 ottobre. Le armate serbe in rotta si ritirano verso le montagne dell'Albania e i superstiti, dopo una lunghissima ed estenuante marcia verso il mare, dal 20 dicembre saranno tratti in salvo dalle navi della Marina italiana, inviate in loro soccorso, che li trasportano a Corfù, Biserta e in Corsica. In quel momento la direzione generale dello sforzo bellico russo è in mano allo zar, ma solo nominalmente, in quanto la maggior parte delle decisioni viene presa dalla Stavka, il comando supremo all'interno del quale la figura di maggior spicco è quella del generale Alexeyev. Il 18 marzo 1916, dopo un lungo periodo di stasi sul fronte orientale, i russi, rispondendo alle pressanti richieste di aiuto da parte degli alleati, dopo che i tedeschi avevano attaccato in forze a Verdun, si impegnano in una serie di offensive su entrambi i fronti settentrionali, teatro di sanguinosi e ostinati scontri presso il lago Narok, a 130 km da Minsk. Lungo tutto il fronte, alle 46 divisioni tedesche e alle 40 austriache, l'esercito russo riesce a opporne 130, ma si tratta di unità ancora a corto di un buon equipaggiamento. Questa volta però l'artiglieria dello zar è all'incirca pari a quella tedesca. Ma anche se i cannoni russi possono sparare 100 colpi ciascuno al giorno, i risultati sono deludenti e si concretizzano nella perdita di altri 110.000 uomini contro 20.000 avversari. Il 14 aprile l'azione viene interrotta e possono riprendere i preparativi per l'offensiva principale che sarebbe dovuta iniziare in luglio sul fronte sudorientale, rimasto pressoché inattivo, in contemporanea a quella inglese sulla Somme. Tra i soldati tedeschi che prendono parte ai combattimenti c'è anche Richard Sorge, a cui una pallottola di shrapnel spezza entrambe le gambe, rendendolo zoppo per tutta la vita. Dopo la guerra, Sorge abbraccerà il marxismo e diventerà, durante la Seconda Guerra Mondiale, una delle spie più efficienti al servizio dell'Unione Sovietica. Il generale Brusilov ottiene il permesso di progettare una sua campagna personale. La Russia cerca infatti con insistenza l'occasione di rifarsi delle sconfitte dell'anno precedente in Polonia e nei Carpazi. Il piano di quella che sarà definita offensiva Brusilov è estremamente semplice. Dapprima il generale cerca di ingannare il nemico circa la località in cui avrebbe sferrato l'offensiva, ordinando ai suoi quattro comandanti d'armata di iniziare singolarmente i preparativi per un attacco. In 26 settori diversi del fronte vengono fatte eseguire ricognizioni aeree, vengono allestiti enormi depositi di munizioni e ammassate parecchie truppe. Dall'altra parte, gli austro-tedeschi, che su quella zona del fronte schierano in linea 37 divisioni, in massima parte austriache, non avrebbero avuto il tempo di disporre in modo adeguato tutte le loro riserve. Infatti, non avevano dubbi sul fatto che i russi avrebbero scatenato un grande attacco. Il problema era il dove. Il 4 giugno 1916 Brusilov cala tutti i suoi assi. 1938 cannoni aprono un fuoco micidiale su tutti i 200 chilometri del fronte prescelto, puntando direttamente contro le linee austriache. Basta qualche ora di bombardamento per gettare nel caos le difese nemiche.
All'alba del 5 giugno i russi si scagliano rapidamente contro la quarta armata austriaca e successivamente contro la settima. Sotto il potente colpo di maglio la resistenza nemica crolla di schianto e i russi in soli 3 giorni catturano 26.000 prigionieri. Il fronte austriaco si sbriciola e il giorno seguente Brusilov può comunicare all'alto comando di aver già catturato oltre 44.000 prigionieri. Proseguendo nell'avanzata, Brusilov annuncia una settimana dopo di aver catturato quasi 3.000 ufficiali austriaci, 190.000 soldati, 216 cannoni di grosso calibro e oltre 650 mitragliatrici. Mentre Brusilov studia le mappe per scoprire eventuali carenze nelle difese nemiche, nel tentativo di arginare la sua vittoriosa e travolgente avanzata, Hindenburg e Ludendorff assumono personalmente il comando di un ampio settore del fronte austriaco. Truppe tedesche vengono inviate in prima linea e si formano anche battaglioni misti austro-tedeschi. Il 16 giugno 6 divisioni tedesche e 3 austriache riescono a contrattaccare l'estremità settentrionale dello schieramento di Brusilov, riuscendo a rallentarne l'avanzata. Qualora i russi avessero potuto sfruttare l'occasione favorevole attaccando a nord dopo il crollo di entrambi i fianchi, le armate austro-tedesche schierate a sud avrebbero corso il rischio di una Tannenberg di proporzioni ancora maggiori. Tutte le riserve sono state però concentrate a nord per opporsi alla prevista grande offensiva tedesca e l'inadeguatezza dei sistemi di comunicazione impedisce di poterle inviare per tempo a Brusilov prima che i tedeschi possano far affluire i loro rinforzi. Verso la fine di luglio Brusilov riprende l'avanzata, ma ormai l'occasione favorevole è svanita e anche se gli attacchi proseguono incessanti per tutto il mese di agosto, i vantaggi conseguiti non compensano le pesanti perdite. Il 7 agosto l'avanzata russa tocca il suo punto estremo con la conquista della città di Stanislav nella Galizia orientale. Brusilov cattura altri 7.000 austriaci e 3.500 tedeschi, ma non riesce ad arrivare a minacciare né la Polonia, saldamente in mano ai tedeschi, né la Galizia occidentale, né l'Ungheria. Il 22 agosto l'armata di Brusilov viene attaccata anche da 2 divisioni turche che l'anno prima si erano battute a Gallipoli. Il generale tedesco Hoffmann, che ora comanda il fronte della Galizia, annota nel suo diario quanto fosse difficile per gli ufficiali austriaci capire i loro soldati. Ben 9 sono infatti le lingue più diffuse nell'eterogeneo esercito austro-ungarico, oltre a una miriade di dialetti incomprensibili. Inoltre combattevano a fianco dell'esercito austriaco, pur non facendone parte, anche truppe lituane, lettoni, estoni e finlandesi. Mentre lunghissime colonne di prigionieri austriaci marciano verso i campi di raccolta, un nuovo fronte si apre il 18 agosto quando la Romania, sull'onda della vittoriosa offensiva dell'esercito russo, decide di trarne vantaggio e il 27 dichiara guerra all'Austria.
I russi avevano consigliato ai romeni che, come l'Italia erano stati nel 1914 un alleato soltanto nominale dell'Austria e come gli italiani avevano scelto di rimanere neutrali, di restare sulla difensiva. Ma il giorno seguente l'armata del generale Avarescu invade la Transilvania, regione autonoma annessa all'Ungheria nel lontano 1867, convinta che l'esercito zarista avrebbe proseguito la sua avanzata a nord e che gli alleati sbarcati a Salonicco avrebbero tenuto a bada le forze bulgare a sud. Il 29 agosto, allo scopo di potenziare la macchina bellica della Germania, von Falkenhayn viene sostituito nel comando generale delle truppe tedesche da von Hindenburg, che nomina suo capo di stato maggiore Ludendorff. Gli imperi centrali, nonostante le migliaia di prigionieri in mano ai russi, i numerosi scenari di guerra in cui erano impegnati e l'emorragia di uomini che stavano subendo sulla Somme, con la nomina di Hindenburg a comandante supremo di tutte le loro forze, avrebbero continuato la loro azione sul fronte orientale. Mentre tutti gli eserciti in lotta sperimentano nuove armi e le fabbriche lavorano a pieno ritmo, l'avanzata romena in Transilvania è di breve durata. Il 1 settembre la Bulgaria, paese confinante della Romania, entra in guerra al fianco della Germania e prepara il proprio esercito in vista di riunirsi all'armata tedesca in marcia verso sud per attaccare lungo il Danubio. Von Mackensen assume il comando di tutte le operazioni contro l'esercito romeno e, scattato l'attacco congiunto con truppe tedesche, austriache, turche e bulgare, in breve tempo cattura 25.000 soldati romeni e 115 cannoni. Contemporaneamente l'esercito russo continua ad avanzare facendo centinaia di migliaia di prigionieri austriaci, finché l'11 settembre uno dei generali di Brusilov, Averianov, invia un messaggio riservato al suo comandante e allo stato maggiore, informandoli che a causa delle perdite spaventose che stava subendo l'armata, le riserve di uomini si sarebbero esaurite in breve tempo. L'attuale obiettivo dell'impegno tedesco sui vari fronti è l'eliminazione dalla guerra della Romania, ma né lo zar né l'esangue esercito russo possono portare alcun aiuto all'alleato. Il 26 settembre le truppe poste al comando dell'ex comandante in capo dell'esercito tedesco von Falkenhayn penetrano in Transilvania, catturando altri 3.000 prigionieri e ricacciando i romeni all'interno della loro frontiera. Poi, il 19 ottobre, Falkenhayn conquista anche la città di Costanza, impossessandosi degli enormi depositi di grano e di petrolio. Su questo fronte combattono anche un tenente tedesco, Erwin Rommel, e un giovane cavalleggero russo, Georgi Zhukov, che saranno due dei più grandi generali della Seconda Guerra Mondiale. L'avanzata delle truppe di Brusilov, dopo aver toccato il limite estremo, si arresta in ottobre, quando circa 200.000 operai proclamano in Russia una lunga serie di scioperi. L'offensiva Brusilov potrebbe essere definita come la battaglia che distrusse due imperi. L'esercito austriaco infatti perde 450.000 uomini, caduti prigionieri, e riceve un colpo durissimo dal quale non si sarebbe mai più ripreso. Brusilov ottiene in definitiva buoni successi, ma anche i russi hanno subito perdite enormi. Secondo alcune stime, al 31 ottobre 1916 i morti e i feriti ammontano a 4.670.000. Circa 1 milione sono i dispersi e oltre 2 milioni i prigionieri. A questo bilancio spaventoso si deve aggiungere un altro 1 milione di uomini che avevano disertato per tornare a casa. Hindenburg sorride soddisfatto. Ormai è convinto che l'esercito zarista non esista più.
L'azione dei russi, tuttavia, ha costretto l'alto comando tedesco a ritirare parecchie divisioni dal fronte occidentale, con il risultato che i tedeschi hanno dovuto abbandonare il piano di una grande offensiva destinata a anticipare quella degli alleati sulla Somme e la speranza di poter continuare l'opera di logoramento a Verdun. Ha inoltre arrestato anche l'attacco austriaco contro l'Italia, peraltro già indebolito da una potente controffensiva italiana. Il 26 novembre, travolte le difese romene, von Falkenhayn punta decisamente da nord verso Bucarest, dove entra il 6 dicembre, precedendo le truppe del generale von Mackensen che avanzavano verso la capitale da sud. I resti dell'esercito romeno, che ha subito 310.000 tra morti, feriti e prigionieri, si ritirano verso la Moldavia, l'unico territorio rimasto loro. Alla fine del 1916 il Kaiser constata che la sicurezza degli imperi centrali di poter sferrare un attacco decisivo o di annullare la volontà di combattere del nemico si è infranta contro la tenacia anglo-francese sul fronte occidentale, la caparbietà dei russi su quello orientale e l'ostinazione degli italiani sui monti. Ma l'occupazione della Polonia ha fatto sorgere nelle alte sfere dell'esercito tedesco la convinzione che, incoraggiando il nazionalismo di quelle terre, si sarebbe innalzato un muro insormontabile contro qualsiasi altro tentativo di incursione dei russi, lasciando in tal modo liberi i tedeschi di rivolgersi interamente al fronte francese. Inoltre, prima o poi, la Polonia avrebbe ricostituito un proprio esercito e avrebbe fatto molto comodo averla come alleata. Il 5 novembre, mentre centinaia di migliaia di romeni si avviano verso la prigionia, i tedeschi proclamano il regno di Polonia con capitale Varsavia. Ma la decisione del Kaiser blocca di fatto i colloqui segreti e informali che il cancelliere tedesco Bethmann Hollweg aveva avviato in Svezia per una pace immediata tra Russia e Germania. Ad essere soddisfatto dell'andamento delle cose è soprattutto Lenin, che dal suo rifugio svizzero temeva che la pace avrebbe ostacolato l'avvento della rivolta popolare. D'altra parte, lo zar non avrebbe mai potuto accettare che dalle sue province occidentali venisse estrapolato uno stato indipendente. Il morale delle truppe russe è però a pezzi. La rivoluzione è ormai alle porte. Trieste e l'Operazione K. Questi gli argomenti della prossima puntata della Grande Guerra. Alla drammatica spedizione punitiva austriaca in Trentino, gli italiani rispondono con la conquista di Gorizia, ma le successive spallate di Cadorna causano solo nuove spaventose stragi. Non dimenticate, Gorizia, Trieste e l'Operazione K in edicola tra 15 giorni. Da non perdere.